Vi è rimasta della carne cotta e volete un'idea per utilizzarla? Ci pensa Natalia! Prepariamo insieme la mia torta degli avanzi. Iniziamo da un impasto semplicissimo. Per il ripieno, iniziamo ad insaporire le verdure. Ora uniamo tutti gli ingredienti del ripieno. Tutto pronto! Adesso assembliamo la torta. La torta è pronta. Ora va in forno a 180 gradi per circa 45 minuti. La mia torta degli avanzi è pronta. Ora l'andiamo a mangiare. Fine!